contrario. Riconoscimento al Presidente Conte per la trattativa europea da Fratelli d'Italia, ma no a una manovra definita meschina operazione elettorale. Ha chiesto di parlare il senatore Marcucci, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, autorevoli ministri, rappresentanti del Governo e cari colleghi. Sono state settimane, giorni, ore molto difficili in quest'Aula. La ferita è profonda, perché noi riteniamo che il Senato della Repubblica e il Parlamento italiano siano stati continuamente offesi da parte del vostro atteggiamento, del vostro modo di fare, del vostro modo di intendere la politica. Signor Presidente del Consiglio, è la prima volta nella storia della Repubblica che viene fatta una legge di bilancio totalmente e completamente extraparlamentare, che non ha permesso alle commissioni tutte, in particolare alla Commissione bilancio come prevista dalla Costituzione, di poterla approfondire. E lei, signor Presidente del Consiglio, ci ha messo del suo. Lei è arrivato a dichiarare che era dispiaciuto di non poter controllare il Parlamento, ma lei, che è un autorevole professore, sa che esiste la divisione dei poteri, sa che il Parlamento è autonomo, sa che il Parlamento ha dei diritti, Signor Presidente, io credo che lei, il suo governo, i suoi vicepresidenti, i suoi ministri, questi diritti in queste settimane le abbia più volte calpestati. Io credo che si sia usata anche violenza, nelle ultime ore anche fisica, ma nell'arco di questi giorni sicuramente violenza politica da parte vostra. Avete avuto atteggiamenti molto pesanti, avete volutamente, con intenzione, con metodo, fatto in modo che le nostre commissioni, il nostro Parlamento, i nostri parlamentari, i vostri parlamentari non potessero conoscere la manovra che stasera andiamo a votare. Vede, se dubbi ve ne erano su questo, sono stati fugati in quest'Aula pochi minuti fa. Io ringrazio il senatore Tosato, il senatore Dell'Olio, perché il loro intervento ha testimoniato con chiarezza, con trasparenza, in maniera limpida, che neanche i senatori di maggioranza conoscono la manovra, perché ne hanno fatto una descrizione irreale, non posso dire falsa perché non conoscevano la manovra, però hanno dimostrato quello che è incredibile, quello che è impossibile in una democrazia parlamentare, quello che voi avete fatto. È molto molto grave. Io ho apprezzato molto le parole della senatrice Bonino. L'ho apprezzato perché ci ha messo in guardia dai vostri comportamenti, dal vostro modo di essere, dal vostro modo di intendere la politica. E badate bene, avete sbagliato anche il porvi nei confronti della Commissione europea. Ci avete ridicolizzato, avete ridicolizzato il Paese. Io le ricordo le parole del vice premier Di Maio dal balcone quando ha abolito la povertà. Ci sono molti italiani che ancora si interrogano su questo. Ricordo anche le parole del vice premier Salvini quando ha detto che non si sarebbe mai arretrato dal 2,4% di deficit. Allora io mi domando, chi rappresentavano nel momento nel quale loro parlavano? Rappresentavano, signor Presidente del Consiglio, il suo governo? O rappresentavano semplicemente la loro fantasia o la loro voglia di ingannare gli italiani? E poi mi ricordo le parole sullo spread, strafottente, ricordando D'Annunzio, dimostrando anche che i nostri vicepremier hanno una cultura adeguata al ruolo che ricoprono. Hanno detto che loro se ne sarebbero fregati dello spread, che lo spread non interessava a nessuno. Io me ne frego, sono state le parole
dette testualmente dal presidente Salvini. E allora perché io me ne frego? Perché i danari, tanti denari, i miliardi di euro che sono stati buttati al vento dal suo governo a danno degli italiani, non venivano dalle loro tasche, non era il loro interesse, perché l'interesse dell'intera nazione non è evidentemente la loro, la vostra priorità. E poi anche le offese, mi ricordo anche le offese del presidente Salvini al presidente Juncker. Vedete, mi dispiace che il presidente non sia in aula, ma bisogna stare attenti, non è corretto, non è giusto, anche da un punto di vista etico, offendere le persone per dicerie, anche perché le dicerie riguardano tutti. La vita privata l'hanno tutti, e allora se si dovessero affermare le dicerie come verità, forse anche il vice premier Salvini dovrebbe stare attento. Noi non siamo di questa partita, noi non le seguiamo le dicerie, noi non offendiamo le alte cariche istituzionali, né internazionali, né europee, né italiane. E forse il presidente Salvini, da lei, Presidente del Consiglio, dovrebbe essere richiamato a avere rispetto istituzionale e personale. Ribadisco, tutti hanno qualcosa da nascondere, ricordiamocelo. Era forse un modo per distogliere dall'attenzione, dalle tante bugie. Allora ricordiamo il vicepresidente Di Maio, con quell'elenco divertente di fake news e di bugie su cose fatte. Io ho una lista diversa delle cose che voi avete fatto, signor Presidente. Voi avete certamente, dopo il decreto dignità, aumentato la disoccupazione, come direbbe Di Maio, fatto, bravi, complimenti. Voi, signor Presidente, con l'aumento dello spread avete buttato al vento molti danari degli italiani, fatto, complimenti, signor Presidente. Voi, signor Presidente, con il decreto sicurezza voluto dalla vice premier Salvini, avete sicuramente aumentato il numero delle persone non regolari e sicuramente avete aumentato l'illegalità in questo Paese. Fatto, complimenti, signor Presidente. Forse da una parte non c'è conoscenza del lavoro, dell'impresa da parte del ministro Di Maio, forse dall'altra, da parte del senatore vicepresidente Salvini, c'è la volontà di avere un paese più insicuro, un paese che abbia paura, un paese che richiami e richieda l'ordine, perché questo fa parte di un disegno pericoloso che lei, il suo governo e i suoi vicepresidenti state portando avanti. E poi c'è questa manovra disastrosa, pericolosa per il futuro del nostro Paese, sulla quale continuate a raccontare in maniera metodica, continuativa, con grande determinazione, molte bugie. E allora ci sono le imprese che faticano e voi che gli aumentate le tasse, ci sono le esigenze della macchina pubblica e voi che bloccate il turnover. C'è la cultura, la scuola, l'università, la ricerca che voi penalizzate con grande forza e determinazione, non sarà un caso. E poi ci sono gli altri provvedimenti, l'accanimento nei confronti dei pensionati che prendono 1.500 euro lordi. Signor Presidente, 1.500 euro lordi, voi li bloccate gli aumenti, voi li volete penalizzare, voi volete finanziare i vostri assurdi provvedimenti con i soldi dei pensionati. Io credo che sia molto, molto, molto grave. Non parliamo dell'IRAP, ma parliamo per esempio del volontariato, al quale voi avete raddoppiato le imposte. Vi dà noia al volontariato, vi dà noia l'azione di solidarietà, vi dà noia perché non è nelle vostre corde, perché volete l'attenzione sociale, perché volete una società conflittuale dove si combatte per sopravvivere.
Complimenti per tutto questo, ma i colleghi del Partito Democratico nella discussione hanno analizzato bene questa vergognosa manovra che stasera all'oscuro dei parlamentari voi nel bel mezzo della notte ci volete far approvare. Però, signor Presidente, io ho un dubbio. Ho un dubbio che le voglio rivelare. Perché lei fa tutto questo? Perché quest'odio nei confronti dell'Italia e degli italiani? Lei si è presentato al Paese dicendo che sarebbe stato l'avvocato del popolo. Lei sta affondando questo Paese. Lei vuol negare il futuro a questo Paese. Lei sta facendo una manovra pericolosa che pregiudica lo sviluppo di questo Paese, che accentuerà le crisi e le difficoltà di questo Paese, avendolo fatto inginocchiare come non mai di fronte alla Commissione europea. Chiedo scusa, Presidente, ma dopo tante situazioni complicate in questi giorni le chiedo ancora 2 minuti, come ha concesso a tutti. Come ha concesso a tutti. Signor Presidente, io vorrei avere delle risposte su questo. Vorrei avere delle risposte da lei, perché vede, noi conosciamo la vocazione del Vice Premier Salvini e la sua vocazione autoritaria. Noi conosciamo la vocazione populista del Vice Premier Di Maio, ma noi vogliamo conoscere le sue motivazioni. Lei, i suoi uomini, mi permetta, i suoi manipoli che sono venuti in Parlamento a umiliare il Parlamento, su suo mandato, il ministro Fraccaro è venuto a determinare il blocco della discussione nelle commissioni. E non viene un ministro a caso, viene perché il Presidente del Consiglio lo manda per impedire la discussione all'interno delle aule parlamentari. Io credo che la vergogna debba ricoprire il vostro volto in una serata triste per il nostro Paese e per la nostra storia. Concludo, signor Presidente. I tempi di questa discussione parlamentare sono stati questi per vostra volontà. E concludo anche per rilassarsi un pochino con le parole di un autore che a noi abitanti dell'Appennino sono molto care, e molto caro è quest'autore. Voi tenetevi le ghiande, noi ci teniamo le ali per volare di nuovo con questo Paese che noi del Partito Democratico amiamo, nel quale noi crediamo, per il quale continueremo a combattere difendendolo dalla vostra politica scellerata, dalla vostra politica scellerata. Caro Presidente, signora Presidente, autorevoli rappresentanti del Governo, il Partito Democratico non può accettare questo iter parlamentare che va contro la Carta Costituzionale, che va contro le regole. Noi non possiamo dare il nostro voto stasera. Noi ascolteremo tutto il dibattito e poi non passeremo sotto questo banco per dare credito alla vergogna e all'offesa che state portando a questo Paese. Non è possibile, noi rinunceremo all'espressione del nostro voto. Sentite, torna alta la tensione in aula dopo le parole del Partito Democratico che annuncia di non partecipare al voto. Sì, grazie, grazie Presidente. Onorevoli senatori, onorevoli senatrici, membri del Governo, intanto un ringraziamento va a tutti i membri della Commissione Bilancio.